Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano. Scusate, allora, mi fa un sacco ridere questa cosa. ci divertiamo con poco, ma soprattutto, che ve l'abbiamo detto, di iscrivervi. Allora, iscrivetevi al canale e mettete la campanella, il pollicione, mi raccomando, e via. Fate i ragazzi a modo, come dice in Toscana. Oggi parliamo del secondo sample che ci ha mandato Zio Whisky, un Abelor. Soprattutto Zio Whisky mette alla prova il nostro palato, perché questo whisky fa 60,9 gradi, sì. Ma noi lo apprezziamo, perché Castrent... Ma noi ci piace. Noi ci piace. Ringrazio Christian. Grande Christian. Zio Whisky nelle rubriche telefoniche di tutti. Di tutti. Io le abbiamo detto che saremo allo showroom. Saremo allo showroom prossimo, questo volevamo anticipare. E soprattutto vi dirò che Ciro Piccinella, un nostro follower, ci ha mandato ed è arrivato un sample di un whisky particolare. Usciremo dai soliti territori che abbiamo per ora perlustrato: Scozia, Italia, Irlanda e USA. Giappone. Il ragazzo è bravo, perché viene da Okinawa, lui è poco che è tornato. E ci fa molto piacere recensire questo whisky e quello che ci ha mandato Ciro. Sì, sicuramente. Abelor, il dito è partito. Il dito è partito, quando parte il dito sono costretto poi a parlare. Allora, Abelor, storia antichissima, 580 avanti Cristo, siete pronti? Abbiamo solo questi 500 anni da parlare, fatto. Vabbè, no, soltanto per dire questa curiosità, che praticamente in quel, nel sito dove poi è stata costruita la distilleria, pare che nel 580 avanti Cristo c'era un dei druidi che insomma usavano l'acqua della sorgente che oggi stesso usa Abelor, che battezzavano. Ma 580 avanti Cristo, sì, proprio, ma sì, quindi sì, 2600 anni. Sì, diciamo un po' là col tempo, un po' vecchia come cosa. Tornando insomma ai giorni nostri, più o meno nel 1879 James Fleming costruisce la distilleria. E che altro dire? Speyside, la cosa interessante di Abelor è che nel 1930 c'è una rimodernizzazione e cominciano a scaldare gli alambicchi a vapore. Ah. Tecnica che viene usata ancora ad oggi, e gli alambicchi dell'Abelor sono praticamente con un molto, hanno una pancia molto grande, sono forse con la pancia più grande di tutta la Scozia. E la cosa carina e particolare, infatti, se dovessi mai andare in Scozia, l'albero sarà una delle distillerie papabili da, insomma, visitare. Da visitare, perché in realtà dagli anni 2000 chi va a visitare la distilleria ha la possibilità di portarsi a casa una boccetta di whisky preso direttamente da una botte o di bourbon o di sherry, rigorosamente Castrent. Questo è quanto. Di Abelor Abunad, che è in gaelico significa the original, la parola Abunad, batch 55, diciamo, viene considerato uno sherry bomb perché fa invecchiamento totale in sherry. Io, parlando sul web con Christian, con il buon Christian, anch'io a casa ho la Abunad, però non so se è lo stesso batch. Sono due ora giorni. Siamo arrivati al 63. Beh, questo è 55. 63. Io credo che la gradazione alcolica, se non erro, la mia è leggermente più bassa. Sono 3-4 giorni che dico: devo andare a vedere l'albero, che batch è. Mi sono dimenticato, scusa Cristian. Però ricordatevi di iscrivervi al canale. Quello non ve lo dimenticate. E niente, questo è quanto. 60 gradi e 9, c'è da giocare con l'acqua. In realtà lo consigliano.
lo consigliano proprio, cioè aggiungete delle gocce d'acqua, perché la graduazione alcolica è molto importante. Sì. Però sono, noi sono partiamo così com'è. Io guardo, a ricordo, a caso ogni tanto, insomma, lo sono bevuto dalla mia bottiglia, non mi dà così alcolica. Così fastidio. Ma molti castrente, si può dire, si mistificano, quindi voi magari lo annusate e non avete una grande sensazione, sì, di alcol, e poi lo andate a bere, sì, e la botta va arriva. Esempio è, andatevelo a vedere, il video del Cauli da 18 Unpeated, dove mi ha veramente, io lo sapevo pure che in realtà era forte, ma preso dal discorso, dall'ingordigia, ho fatto un sorso non piccolo, ricordate di fare sempre il primo sorso un sorso piccolo, e mi ha, si vede dalla faccia, se andate a vedere il video, è evidente, insomma, sì, sì, e sì. Quello fa 58,9 o 59,8, ora non mi ricordo, e qui siamo a 69, sì. Solitamente poi l'alcol, la graduazione alcolica è importante a livello gustativo, che viene sicuramente sentita maggiormente rispetto, sì, a quello olfattivo. Non è un whisky per tutti. Per cui, cioè, andiamo a vedere se effettivamente al naso sono riusciti a tenerlo. Anche nella prima sniffata, diciamo così, partite da lontano, perché sennò vi anestetizzerebbe immediatamente il naso una graduazione alcolica così alta. Ovviamente al naso 60 gradi non ci sono. Allora, se rimani dentro, però veramente dentro il bicchiere, non so se si vede, e annusate per più di qualche secondo, arriva, ma comunque non direste, almeno io non direi mai 60 gradi e 9. Le cose sono due: o siamo diventati gli esperti, oppure abbiamo ormai l'apparato organolettico fuso che se n'è andato. Però insomma, allora, in questa posizione arrivano, però ancora io non darei sempre 60 gradi, ne darei 50. Sì, però Arnaldo, cioè, nel senso, è vero che arrivano in questa posizione, però comunque è una forzatura tecnica, sì, questo. Sì, 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 è un'analisi. Cioè, è un'analisi io tecnica. Io quando bevo whisky a casa, per berlo, cioè, non metto mai... Cioè, per cui quello che penso è che tu prendi l'albero Abunad 60,9 gradi, lo metti nel bicchiere, lo annusi normalmente come annuseresti qualsiasi altro whisky, e probabilmente questa reazione alcolica, almeno all'olfattivo, non c'è. Andiamo a sentire i suoi 69, piccolo 60, sorso. Piccolo sorso, ricordiamoci. Beh, non abbiamo detto, beh, comunque sherry a profusione, cioè note di frutta rossa, sherry. Speziato, sento della cannella. Sì, ci siamo un po' soffermati, sì, troppo sul balsamico, fresco. Ora lo rianalizziamo. Sì, sì, allora, sì, in bocca... piccolo sorso, parte immediatamente una salivazione molto importante, seguita da una nota di forte calore che ci fa capire che stiamo bevendo una cosa molto alcolica, ma che in realtà ancora io i 60,9 gradi non glieli avrei dati. Note dolci, sherry. Sì. Che sherry fa? Perché io ti sherry oloroso, più... credo. Sherry oloroso. Allora, qui mi avrebbe fregato, perché lo sherry oloroso in realtà è uno sherry secco. Ti avrei detto Jimenez o comunque un cream o comunque uno sherry dolciastro. Ragazzi, mi sembra sherry oloroso, poi se ho detto una cavolata... No, corrigere... può essere io che assolutamente... Però, no, te dici... Allora, a naso dolci. È evidente lo sherry proprio, sì, note, sì, dolci, note salate, sì, ciliegia sotto alcol. Ciliegia, sì, ciliegia sicuramente. Naso è molto molto interessante... sapendo che è 60,9 gradi. Liquirizia. Sì, un pochino, sì. Anice, sì. È molto interessante, si fa odorare, e attenzione che i vapori dell'alcol rischiano di ubriacare più del bere, quindi se state lì un quarto d'ora a annusare e poi oddio come sto, è perché avete annusato troppo l'alcol. E infatti adesso la scrivo per terra. Bombo, direttamente. Prima però mettete mi piace. Io me ne faccio un altro goggettino così com'è, perché devo dire mi è veramente piaciuto. Ma poi molto, molto bello, molto bello. Io ringrazio Christian, perché è qualche tempo che non lo bevo e mi ha dato l'opportunità di riassaggiarlo e di riberlo la Bonade. Devo dire che ne parlano tutti...
quelli che conosco, di cui abbiamo parlato di questo whisky, ne parlano tutti benissimo. Prugne secche. Ed è vero, perché no, più sta nel bicchiere, più si apre, più dà sentori di diversi, ovviamente diversi per una maturazione in sherry. Certo, per cui, lo sherry è molto presente, tanto che in certi casi, soprattutto questo finishing, ti direi brandy, è vinoso, c'ha quel gusto, non è proprio brandy come altri, per dire, come Wilson & Morgan 25 anni, che lì era proprio l'impatto era brandy, però ti rimane questo gusto dolciastro di brandy. Quando fanno tanto sherry, a me mi viene sempre l'idea della tannicità, è un po' tannico, cioè astringente, che sì, questa cosa è vero. Probabilmente richiama, gli zii, come... richiama il mondo vitivinicolo, cioè questa componente tannica. Io intanto ti metto anche tre goccette d'acqua. Sì. Cioè. Dopo che l'avete agitato, ricordiamoci di aspettare un attimo, perché sennò l'alcol lo abbiamo tirato fuori. Di nuovo non impugnate il bicchiere, soprattutto i castrent, perché più è caldo più esce l'alcol e meno sentirete i profumi, quindi prendete il bicchiere da sotto. E esce molto di più l'alcol ora. Sì, però mi si è aperto. Nel senso, cioè, sento delle note di liquirizia che prima non sentivo. È molto più brandy ora anche al profumo. È rimasta la ciliegia sotto alcol. La ciliegia sotto alcol, anche se mi dà l'idea più di ciliegia che forse sotto alcol. C'è qualcosa di fresco? Sì, comunque rimane speziato e balsamico. Ha tutte quelle dolcezze tipiche, un po' dello sherry, della frutta sotto alcol, della prugna secca. Andiamo a assaggiarlo. Bocca ora è tanta roba, tanta. L'alcol è sempre in bocca, non dareste mai, ora non saranno 69 ma 58, 57. La dose che c'era, forse anche 56. Sì, però non glieli daresti mai. No. Io metto un'altra goccia, vuoi provare? Te ce n'è poco, te ne metto una, dai. Basta. Io ce n'ho un po' di più. Ecco, ha perso un po' della sua astringenza con l'acqua, è diventato quasi oleoso. Vero, quasi grasso. L'alcol ora si sente. Non riesco ad andare in fondo per come. Forse lo devo tenere fermo un dirò, attimo. Visto che ho arancia. No, l'alcol sta uscendo in modo prepotente. Sì, arancia sì. Buccia d'arancia, sì, direi, buccia d'arancia, che è più alcolica che dà quello. Come la buccia d'arancia che avete appena spremuto e sono rimaste le goccette di alcol che sono presenti dentro la buccia, se l'hanno usate, è quella la sensazione. Poi speziato, cannella. Allora, più acqua mettiamo, più liquirizia esce. Sì, è vero. Di nuovo brandy, dolcezze particolari, una grandissima bevuta, whisky da scoprire, grazie zio whisky, perché ogni goccia d'acqua che mettete state bevendo qualcosa di leggermente diverso, sì. E per me questo è super affascinante, no? Cristian, poi ti farò sapere qual è il mio budget. A sto punto te ne portiamo un goccetto pure a te. Perché no? Se ci viene a trovare allo showroom a Roma, volentieri, guarda, ci farebbe un sacco piacere. So che sei tanto impegnato, però insomma, dovessi trovare una scappatoia del tempo. Buonissimo. Poi rimane comunque, lo dico sempre questa cosa, rimane un peccato avere forse poco tempo per... Sì, questi whisky andrebbero bevuti nell'arco di 2-3 ore. Cioè... con sempre aggiungendo, rimettendo e magari aggiungendo 4 gocce, partire con 4 gocce direttamente. Buono, buonissimo. Guarda, non mi è rimasto niente dentro e continua a sprigionare dei sentori
interessanti, si passa dall'arancio, liquirizia, spezie. Ti dirò anche una un punta di caffè. Sì. Molto buono, molto molto buono. Legno, cioè buonissimo. Tante cose. Dovete avere una però la bocca allenata all'alcol. Cioè. Sì, non è consiglio per chi non ha bevuto whisky. Chi non è abituato a certe gradazioni, assolutamente no. Anche perché aggiungendo acqua da 60 l'ho portata a 50, ma non sono mai i 40 minimi da disciplinare del whisky. Insomma. È sempre comunque una gradazione alcolica importante. Sì. Nel quotidiano, quante cose uno beve a 50 gradi? Qua ci metterei un gran bel 1492 sigaro toscano da goderselo proprio. Io qui ci metterei un bellissimo... Partita di calcio? No, questo no, questo te lo devi concentrare, devi bere con attenzione. Partita di calcio serve... La mano del capo. Con tutto rispetto della mano del capo. Che è uno dei migliori amari che io preferisco. Poi dipende di che squadra sei, insomma. Noi, cioè io perlomeno, soffro tantissimo, per cui cioè, mi serve qualcosa che va giù in continuazione. Facile. Buonissimo. Buono, veramente buonissimo. Buono. Cristian, che dire, noi ti ringraziamo, io ti ringrazio. Ci hai fatto bere una cosa veramente buona. Sì. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Iscrivetevi, ciao. Pollicione. Gunslinger, Deathbringer.